Notizie importantissime sull'Inter, ma veramente shock e importanti. Video dedicato a Bocelli, un interista pisano, il grande e noto cantante, fortissimo, bravissimo, col cuore nerazzurro, sempre disponibile per fare volontariato. E oggi in un'intervista sulla Gazzetta, grande intervento su Conte e su tante cose. Questo video è dedicato a lui, grande interista Bocelli. Allora, ci sono un po' di notizie da riportare. Innanzitutto Bocelli, io non ho parlato del discorso chi non salta rosso nero, qualcuno ha detto bianco nero, non è vero, non mi interessa. Conte ha dimostrato con i fatti e dicendolo anni fa che sarebbe diventato il primo interista nel caso che è diventato l'allenatore dell'Inter, è il primo interista, lo dimostra sempre. Ha dato la mano a tutti, ai tifosi, ha fatto tutto per essere un interista. Non ha zero, ha già incontrato la Juve in amichevole, zero polemiche. Lui è un interista e un professionista. Ne parla bene, benissimo oggi Guidolin, che descrive il grande coraggio con cui è al Chelsea, dove era partito con la difesa 4. Racconta Guidolin, che saluto, grande Guidolin, che ha, lo ha incontrato in Inghilterra in una sfida, come ha cambiato schema, ha convinto i giocatori a fare... Lui lo chiama il 3-4-2-1, poi il 3-4-3 e poi ha vinto, ha stravinto lo scudetto. Conte è adorato da Bocelli, da me, da tanti e da tutti. Non sentivo un coro così esplicito per un allenatore. Evidentemente Conte parla con i fatti. Ci sono cose che ti vengono da dentro. Lui in questo momento è il top player, è lui, e lo hanno capito anche i tifosi. Io dissi dopo due partite tutti saranno innamorati, perché io mi ricordo cosa dicevano, il gobbo, questo, parrucchino. Due partite, tutti si innamoreranno. Due dissi, e due è stato così. Allora, ci sono argomenti importanti. Uno molto importante l'ha tirato fuori Guidolin. Allora, vi vorrei dire un bel ve l'avevo detto, ma Guidolin racconta Sanchez. A parte Padovan, io mi confondo tra il ministro delle stupidaggini sportive e il ministro dell'economia delle stupidaggini economiche. Comunque è un attacco frontale all'Inter. Farò un altro video, perché non è più il rumore dei nemici, è il caos e sono i fegati spapolati. Tempo al tempo ci vendicheremo, sarà più bello vincere con i nemici. Comunque Guidolin, che invece è uomo di sport, bravo e onesto, ha avuto Sanchez. Il Sanchez che voleva diventare, racconta Guidolin, il migliore al mondo, ed è andato a giocare con Messi. Poi parliamo di Lautaro. A un certo momento vi ho raccontato, secondo me, di un Lautaro che è il sostituto, o Lukaku può essere il sostituto di Lautaro. Cioè non ho detto che uno è più scarso dell'altro, ho detto che, come è capitato a Ronaldo, a Vieri, come può capitare sempre o con i vari impegni, secondo me sono entrambe prime punte. Quello che dice Guidolin spezza non una lancia, un lanciere intero a mio favore, nel senso che lui descrive Sanchez come devastante in un 3, lui lo chiama 3-5 1-1, insomma lui quando dice l'ho messo di fianco di Natale senza punti di riferimento, paragona di Natale a Lukaku, ma dice un po' quello che dicevo io, nel senso che Sanchez è creatività, esplosività, dialogo ravvicinato con l'altra punta, quindi Lukaku come lo vede Conte, non come lo vedeva Mourinho, lo ripeterò all'infinito, e quindi un giocatore che lo chiama Guidolin un 10, un trequartista, quindi libero di spaziare, di fare, di creare, un Tevez più fantasista, più, posso dirlo, più Dybala, più Messi e meno Tevez, meno punta, ma proprio perché Lukaku è intelligentissimo e sa fare molte cose, Guidolin crede di dire, senza problemi, io sono d'accordo, che la coppia, se Lukaku e Sanchez sono in forma, sono la coppia più devastante del campionato, e secondo me a Manchester si mangeranno non le unghie, ma proprio tutte le pellicine, anche le dita. Comunque... questo va un po' a sposare quello che io ho sempre sostenuto, sapete che qua ognuno dice la propria e io dico la mia, e non è una cosa negativa, è molto positiva, nel senso che avere due prime punte, delle quali una, Lautaro, può fare la seconda punta, però anche, ma avere una seconda punta come Sanchez
mi fa girare le balle solamente per il discorso di Dzeko, che secondo me sarebbe stato quasi di troppo, ma in un Inter del futuro mi immagino uno in stile Dzeko che invece fa un lavoro di potenza a centrocampo che ho già descritto e quindi non vi voglio tediare. È un attacco molto ben assortito, tra l'altro ha ragione Guidolin, perché Sanchez può giocare benissimo come terzo nel caso si giochi con il tre davanti, idem Politano che chiaramente non può fare invece la seconda punta pura, però insomma sono molto contento di questo attacco. Poi dicono che Sanchez è un calciatore finito, io questo giornalista lo aspetto a maggio, perché se c'è uno che rianima i giocatori è Conte, uno così parla veramente perché ha la bocca, poi rischia, perché uno così, cioè, ha i primi numeri di Sanchez, poi deve rimangiarsi non se stesso, esatto, non quello che dice, ma proprio se stesso, perché vuol dire che non capisci nulla di calcio. Cioè Sanchez insieme a Dybala, insieme a Messi, insieme, sono i calciatori che rendono bello il calcio, ma anche Insigne, no? Quindi uno che parla così di Sanchez di calcio ha capito poco. Quindi tutto bene, Lautaro secondo me vive e lotta insieme a Conte, poi va in Argentina e spacca tutto. Ecco perché Antonio Conte è il migliore, il preparatore, eccetera eccetera, perché si vede che è concentrato sul pezzo. Allora, cosa volevo dirvi di Lautaro? Volevo dire alla Thai Sport, Thai, non so come si pronuncia, non mi interessa, i procuratori fanno il loro lavoro, no? Il loro lavoro è portare soldi a se stessi e al loro assistito. Però nella vita esiste la forma, non c'è solo la sostanza. E la forma è importante, il modo con cui tu lo fai. Cioè tu non puoi andare a fare tre gol al Messico, per l'amor di Dio, massimo rispetto, e dire, dovresti dire una semplice frase: Lautaro ha dei record che neanche Messi alla sua età, blindatelo, noi siamo qua, lui ama l'Inter, bla bla bla. In più non c'è più Icardi per adesso. Invece loro dicono cosa? Noi sogniamo un Lautaro che gioca con Messi al Barcellona. Allora, a parte che Messi e Lautaro potrebbero giocare insieme, ma non so per quanto tempo giocherà Messi a questi livelli, mentre Lautaro c'ha 22 anni. Ma non è l'uscita che fai tu, no? Non è l'uscita che fai tu. Poi è vero che l'anno scorso Spalletti lo ha trattato male, cioè diciamolo, Spalletti con Lautaro l'anno scorso ha fatto degli errori clamorosi. Cioè, ripeto, onore a Spalletti per la difesa, in attacco una tragedia. Poi questo aveva il padre dietro, però insomma Lautaro era forte in quell'Inter l'anno scorso, che non aveva punte forti, Icardi, problemi, lo ha trattato veramente maluccio. Però adesso non è che per colpa di certe uscite, adesso perché fa due gol o tre gol col Messico di colpo deve giocare con Messi. Non è questo il modo di trattare, perché se poi il calciatore intelligente chiama i suoi agenti e dice stai calmo, poi loro gli rispondono no, stai calmo tu, noi siamo gli agenti, solite robe che io conosco anche voi. Però, poi qualcosa si rompe. Attenzione, perché l'uscita di Milito dopo la finale è brutta, è brutto vincere una Champions dopo 45 anni, aprire il giornale, la prima roba che legge è Milito che chiede l'aumento. A me quella roba di Milito mi spiace, è rimasta qua, poteva aspettare 24 ore, un giorno. Tutto qui. Quindi vi dico, se Lautaro, mi tolgo gli occhiali, se Lautaro sposa quella linea e anzi ne è complice, poi creiamo l'Icardi 2. Il problema è che non c'è più spazio in questa Inter dove sono tutti uniti per gente che si comporta in stile Icardi. Quindi anche i procuratori dovrebbero capire che Marotta non perdona, che Conte non... che qui c'è tutta un'altra area. Non è che puoi fare il buffone, con tutto il rispetto per Lautaro che... a 22 anni è uno dei fenomeni del futuro. Complimenti a chi l'ha comprato, lo stesso Milito, a Racing, a Zanetti se l'ha seguito, ok. Però, ripeto, attenzione, perché se poi Lautaro, giovane, tutti siamo stati giovani, no? Fa uscire una dichiarazione dove, bene o male, dice le stesse cose dei suoi procuratori, sbaglia. E secondo me questo pubblico, che è stufo di protagonisti, di gente che bla bla bla, di quelli che fa le biografie a 20 anni o che a 22 vogliono giocare con Messi perché hanno fatto tre gol, ok? Allora, no, perché sennò dobbiamo citare, non lo so,
chi era quello che ha fatto, quello della Polonia mi pare, ha fatto 5 gol ai mondiali, a parte Lineker, ma mi ricordo un sacco di gente che è partita facendo 3-4 gol, ok, ma anche in nazionale. Quindi calma, perché ecco, io fossi in Lautaro starei zitto o direi, farei una dichiarazione d'amore all'Inter, anche perché tanto parcheggio che sono arrivato, intanto perché l'Inter è in una fase di grande ascesa, di grande crescita, quindi chi l'ha detto? Noi dal Barcellona compravamo Ronaldo, quindi voglio dire, magari torneranno questi antichi splendori e sarà il contrario, magari qualche giocatore del Barcellona che vorrà venire da noi, visto che qualcuno diceva che ci hanno proposto Coutinho in prestito, le robe, ok? Quindi questo per dirvi, le notizie di oggi, padre Guidolin, Lautaro Sanchez, Asamoah, che secondo Guidolin è una mezzala, ma sa fare l'esterno perché poi diceva, raccontava che Armero non copriva e quindi ha imparato a fare quello, mi è venuto su un Gasperini, sarà che sono a Bergamo, adesso mi sentono e mi spaccano. Un saluto ai bergamaschi, gli auguro il meglio, io amo Bergamo, mi chiamo Bergomi, e auguro l'Atalanta di perdere la finale di Champions con l'Inter. Detto questo, gli argomenti sono stati un po' tutti esplosi, Lautaro, Sanchez, l'Inter, eccetera eccetera. Sullo stadio mi tengo perché lì mi viene veramente la vena, e quindi faccio un video a parte sullo stadio quando avrò capito e verificato alcune cose. Sono contento che Godin vada a esordire, oggi è giovedì, quindi fra 2 giorni giochiamo in casa appunto con l'Udinese, ecco perché l'intervista a Guidolin. Beh, anche Spalletti è nato l'Udinese con discreto successo, hanno parlato quindi di Handanovic come leader che migliora di anno in anno. Sì, Handanovic è uno che andrà nel pieno insomma, credo che siano gli anni più importanti per Handanovic e gli auguro, quindi, perché vuol dire anche che anche noi solleveremo dei trofei. Altre notizie nerazzurre per oggi non ne ho trovate, mi sono arrivate tutte le foto appunto di giornalisti che ci attaccano, di Padovano, un sacco di roba, dove Conte vuole incontrerà Ronaldo, non ho capito in che evento, quindi dice che Ronaldo deve vincere quel premio e quindi Conte torna Juventino, ne abbiamo piene le palle, adesso iniziano le partite vere, quindi le cavolate sono finite, adesso si gioca, c'è il Barcellona, c'è il derby, c'è la Lazio, c'è la Samp, c'è l'Udinese e quindi c'è lo Slavia Praga martedì, adesso si fa sul serio, ok? E adesso rientreranno i pezzi a 90 e io sono sicuro che spaccheremo tutto, non che schiacceremo, che spaccheremo.